Non più di un quarto d'ora. È quanto basta per conoscere l'esito del proprio tampone. Lo garantiscono i promotori dello screening di massa anti-Covid-19 che sta per partire anche per i cittadini di Fano, Mondolfo, Cartoceto, Monbaroccio e San Costanzo. Da venerdì 8 a mercoledì 13 gennaio sarà infatti possibile partecipare in modo sicuro, volontario e gratuito al monitoraggio promosso dalla Regione Marche. L'obiettivo è quello di individuare il maggior numero di asintomatici per poter così arginare il contagio. Quali saranno le modalità, gli orari e le location? I cittadini che non appartengono alle categorie escluse, che sono sostanzialmente i bambini fino a 6 anni, i soggetti già affetti da Covid-19, i soggetti in quarantena in isolamento per positività, gli ospedalizzati e quant'altro, chi ha diritto accede ai siti volontariamente, cercando ovviamente, in caso dovesse trovare un pochino di fila, di avere pazienza. Il periodo è dall'8 al 13 di gennaio, quindi da venerdì 8 a mercoledì 13. I siti sono due a Fano, il primo presso l'ex Codma con 10 postazioni, il secondo presso la Palestra Venturini con 5 postazioni, il terzo al Bocciodromo di Marotta con 5 postazioni. Infine, ma solo per le giornate di lunedì 11 e martedì 12, sono stati previsti altre due postazioni in un sito localizzato nel territorio a metà strada fra i comuni di Monbaroccio e Cartoceto, presso il ristorante La Tagliata. C'è un modulo da compilare per richiedere lo screening e per dare il consenso appunto all'effettuazione del tampone, che può essere scaricato dai siti del comune, dal sito dell'Area Vasta, oppure può essere compilato al momento dell'accesso al punto in cui verrà fatto il tampone al banco del personale della Protezione Civile o della Croce Rossa. Noi puntiamo, e la programmazione è stata basata su questo, a riuscire a fare lo screening, quindi a testare almeno il 30% della popolazione dei vari siti che prima dei vari comuni che prima ho elencato. Quindi ora la zona del Fanese, successivamente la zona di Valle Foglia e Terre Rovereschi, Colle Ammetauro, e nell'ultima fase l'Alto Montefeltro, prima la zona sud e poi la zona nord. Uno screening quanto mai urgente, dato l'andamento della curva dei contagi. L'invito che voglio rivolgere veramente a tutti è quello di andare a fare questo tampone, a tutti, dai più giovani ai meno giovani. È fondamentale in una fase come questa, dove la curva tende a salire e quindi il rischio che le contaminazioni e i contagi tendono a crescere. E conosciamo tutti quelle che rischiano di essere le conseguenze, ulteriori restrizioni con tutte le conseguenze. E allora facciamo questo gesto che è fondamentale per tutelare la nostra salute e quella dei nostri cari. Quindi non sprechiamo questa opportunità, andiamo a fare tutti quanti i tamponi. Ci servono per avere un dato, una fotografia della situazione reale, ma anche di focalizzare e bloccare l'eventuale estensione dei contagi. Quando un mese fa, come Regione Marche, abbiamo deciso di intraprendere questo percorso dello screening di massa, inedito un po' in tutta Italia, proprio pensavamo e temevamo di ritrovarci in questa situazione, cioè una situazione post feste natalizie che vedeva una ripresa dei contagi. Purtroppo avevamo visto bene, e questa iniziativa serve e tende proprio a cercare di individuare, prima che il contatto, diciamo così, il contagio si possa propagare, tutti gli asintomatici presenti sul territorio. Siamo partiti dai capoluoghi, diciamo che c'è stata una partecipazione discreta ma assolutamente non sufficiente per poter mappare compiutamente il territorio. Il richiamo è forte perché tutti quanti ci sottoponiamo a questo tampone nei prossimi giorni, in modo da far sì che la ripresa dei contagi possa essere la più limitata possibile, perché altrimenti il rischio è di ritornare in zona rossa e di avere tante sofferenze ancora come lo scorso aprile e abbiamo visto i scorsi mesi. Possiamo quindi dire che siamo alle porte di una terza ondata? Siamo indubbiamente alle porte di una terza ondata, ma lo stiamo già vedendo.